Questi era stato anche un suo alunno, lo dichiarava così in barba ogni esigenza di riservatezza e privacy. Ed era un ragazzo educato, visto che nonostante la concitazione del momento, si era rivolto a lui mostrando un certo rispetto, dandogli del bene. E come è andata l'esame? Si sentì chiedere. Il rapinatore lo fissò incredulo, poi un po' dubbioso esclamò: 25. Sembra soddisfatto del voto, pensò Achille. Beh, del resto era finito a rapinare i supermercati, quindi forse la fisica astroparticellare non doveva essere una sua priorità. Ebbene, adesso di cosa ti occupi? Gli chiese. Il rapinatore fece rispondergli quando fu incalzato da un complice che gli intimò di uscire. Il suo animo da maldivente dovette prevalere, perché dopo l'ultima occhiata al professore, dopo avergli mormorato un sentito mi scusi, si diresse di corso verso l'uscita. Achille guardò i due correre velocemente verso la porta, mentre un calore gli divampava all'altezza dello stomaco. Sentì un fuoco sprigionarglisi dentro, che gli imponeva di agire, doveva fare qualcosa per fermarli. Fu così che, senza sapere bene per quale ragione e con quale scopo, si lanciò al loro inseguimento, ma in quel momento sentì una musica provenire dalla sua tasca. Si fermò ancora sopra il pensiero, scosse la testa per dissolvere tutta la fantasia della rapina al supermercato, mentre la suoneria del cellulare lo riportava al mondo reale. Sì, rispose finalmente. Professor Mantignetti? Chiese una voce con la stessa intonazione di Anita Ekberg quando nella dolce vita cercava Marcello Mastroianni alla Fontana di Trevi. Sì, chi è? Rispose Achille, ancora stordito dalla sua proiezione mentale della rapina. We're calling you from Svenska Akademien. Dopo una certa esitazione, Achille capì. Innanzitutto che avrebbe dovuto parlare in inglese se avesse voluto farsi comprendere dal suo interlocutore. E in secondo luogo, che era candidato al premio Nobel. Allora, per chi la conosce, mi rivolgo alla curva qui, sembra sentir parlare certe volte Sabina Costa. Assolutamente. C'è questo personaggio che è un personaggio veramente molto particolare, perché poi vive le idee sono la sua genialità, la straordinarietà delle sue idee, ma soprattutto sono, diciamo, quella realtà con la quale si confronta e a volte cerca, insomma, di mistificarla, di cambiarla, perché è quella realtà che gli piacerebbe. Allora è nato di Le Martignetti. Allora, Achille in realtà, so per dire una cosa da TSO, ma Achille in realtà era nella mia mente, cioè io l'ho visto proprio comparire e svolgere tutta questa serie di cose che avete visto, cioè la scena del supermercato, la scena del Nobel. L'ho iniziato a scrivere durante il lockdown, ma Achille, insomma, l'ho visto comparire proprio davanti ai miei occhi. Ed è un personaggio che appunto è straordinario perché è geniale, quindi è fuori dall'ordinario, ma è un personaggio che appunto è socialmente inadeguato e che incontra, diciamo, tutta una serie di limiti della società. Cioè si confronta con una società che poi in qualche modo lo ostacola per questa sua genialità, per questa sua straordinarietà. Quindi sostanzialmente è una persona che vorrebbe essere, vive la sua straordinarietà in maniera anche molto semplice, però poi si trova dei limiti imposti dal pensiero collettivo, al pensiero comune. E questo personaggio comune, questo antieroe, chiamando così, cioè è, come dire, l'amico, il vicino di casa, il collega, la persona anonima che ci va bene e che stimiamo, apprezziamo, diciamo, è una brava persona fin tanto che non fa qualcosa di straordinario. Finché non ci dà fastidio. Finché non ci dà fastidio, finché magari sfugge agli onori perché lo candidano al Nobel e quindi lì scatta l'invidia, scatta quella che in un capitolo chiamiamo la frega. Ecco, questo concetto di questa, che poi fa parte, insomma, di una Napoli descritta all'interno di questo libro, che a mio avviso non è assolutamente stereotipata. Non c'è la cartolina di Napoli, eppure c'è Castel Sant'Elmo, c'è Mare Chiaro, c'è il museo di Capodimonte, ci sono i vicoli di Napoli, che poi vedremo attraverso anche un altro passaggio. C'è una Napoli raccontata in una maniera non retorica. Ecco, qual è la Napoli che vista con gli occhi di Sabrina all'interno di questo libro? Allora, mi piaceva l'idea di raccontare una Napoli non stereotipata, che non scontasse i classici cliché, diciamo, nel bene e nel male, quindi luoghi comuni in negativo che siamo abituati a vedere, ma anche quelli positivi, quelli che riducono Napoli a una cartolina. Mi piaceva che Napoli fosse più di questo, che non fosse appiattita su una cartolina, ma che avesse un'anima. E mi piaceva che emergesse quest'anima, emerge nelle parole di un personaggio che è Don Raffaele, che racconta un po' l'anima di Napoli, è un filosofo
di strada, perché tutto sommato è un quartiere, il quartiere che abita di fronte a casa di Achille, e che un po' cerca di avvicinare Achille alla vita, perché Achille tutto sommato l'unica cosa a cui si è avvicinato nella sua vita è stato il laboratorio. Un uomo che vive rinchiuso nel laboratorio, che invece grazie appunto a questo personaggio, a questa filosofia di strada napoletana, riesce un po' ad emergere e ad uscire un po' da questo limbo. La Treva è un esempio dell'anima napoletana, nel senso che è un concetto che tutti noi napoletani conosciamo per esprimere un concetto che hanno sicuramente anche in altre parti d'Italia, ma che forse non riescono a concepire esattamente così bene come con questo termine. Esatto. Perché non è il termine romano, esempio del rosicare, no, la Treva è di più. È proprio una cosa che ti porta a soffrire per i successi altrui. Esatto. Per i successi altrui, che è quello che succede ad Achille, che tutto sommato vorrebbe vivere, che vive la sua vita normalmente, e appunto, come dicevi tu, non dà fastidio nella sua straordinarietà. Nessuno sembra accorgersi di quanto lui sia straordinario, finché non si viene candidato al premio Nobel. A quel punto tutti sembrano notarlo e tutti sembrano voler dire qualcosa contro di lui. Questo è un po'... Questo voglio dire, è la vera, cioè il vero concetto di Treva, perché poi ci sarà una sorta di persecuzione oscura rispetto a questo personaggio. E quindi il mondo di Achille comincia a diventare un mondo, insomma, molto più grande di quello che aveva vissuto fino a quel momento, più complicato di quello che la sua vita gli aveva fatto percepire nei suoi primi quasi 40 anni di vita. E il colpo di scena è anche dietro l'angolo, in questo caso, il colpo di scena forse dietro un vicolo, possiamo dire, laddove improvvisamente succede qualcosa. Gli occhi di Achille impiegarono un po' ad abituarsi al buio e scorgere altre due sagome che gli si stagliavano dinanzi. Erano due individui eleganti, vestiti di tutto punto con giacca e cravatta nera, sembravano scappati dal film Matrix. Professore, spero che i nostri amici l'abbiano trattata bene. Achille gettò una rapida occhiata ai due bruti che lo avevano condotto lì, gli amici, come li definiva il novello Matrix. Sono certa di sì, disse la voce femminile di uno dei due figuri eleganti. Ma veniamo a noi. Professore, immagino avrà moltissime domande da porci, ma questo non è il momento delle domande. Innanzitutto conto sul suo totale e assoluto riservo. Lei non dirà a nessuno del nostro incontro. La donna parlava fissandolo negli occhi con un tono monocorde, come se stesse leggendo su un foglio. Non si concedeva nessuna sbavatura tonale o flessione vocale. Lei è un fisico di fama nazionale, presto internazionale, ha le competenze giuste, allo stesso tempo ha una figlia sociale. Il suo confidente più stretto è un vecchio signore, tale Raffaele Russo, professione portiere, ma le sue confidenze sono di natura strettamente personale e relazionale, non lavorativa, quindi non dovrebbe costituire un problema. Nessuna moglie, nessuna fidanzata, se si eccettuano quelle ragazze che incontra al solo scopo di accontentare sua sorella, ma a cui non affida segreti o confidenze di alcun genere. Unici problemi della sua vita, Isabella Carreri, giovane conosciuta da poco in circostanze quantomeno bizzarre e a cui sembra essersi molto legato, e Angelica Mantignetti, sua sorella, che ricopre un ruolo politico di primo piano essendo deputata della Repubblica Italiana. Achille ascoltava la descrizione della sua vita con un sentimento incerto tra il rassegnato e il divertito. Sul versante lavorativo, l'invidia dei colleghi e l'astio del suo capo non le garantiscono la serenità giusta per lavorare, proseguì l'altro Matrix, con un tono che si sforzava di essere monocorde, ma che tradiva una leggera insofferenza. Sotto il profilo della salute, la sua tendenza agli snack ricchi di conservanti, alle fritture e ad ogni alimento e metodo di cottura che gli scienziati considerano negativo, accompagnata dall'assenza di attività fisica e di frutta e verdura nella sua dieta, riduce le sue aspettative di vita. Achille storse il naso, ma scusate, provò a intervenire, ma c'è una ragione per cui mi state raccontando la mia vita? Cosa avevo detto a proposito delle domande? Che non era il tempo, esattamente. Sì, ma mi avete fatto trascinare da questi due ceffi in un vicolo oscuro. Ci siamo rivolti a loro, qualora non avesse voluto collaborare spontaneamente. Perché mai non avrei dovuto seguire due sconosciuti in un vicolo buio? Ma poi, senza neanche presentarvi, mi avete iniziato a raccontare tutti i miei disagi. Per carità, sono tanti, sì, lo condivido, va bene, anche se quella storia sulle aspettative di vita è un po' cattiva. Io non fumo, non faccio uso di droghe, né di alcol, vabbè, qualche birra ogni tanto... Non è detto che muoia giovane, insomma, giusto per la cronaca questo, insomma. Peraltro non è che io non abbia poi amici, io do degli amici, ma li sento ogni tanto, sì, ma li ho, ecco. Ma risultano dal suo file, non saranno significativi, disse l'uomo annoiato. Beh, non saranno significativi, ma chi stabilisce la significatività di una persona o di una relazione?
E poi quella storia dei rapporti problematici con Isabella e Angelica, ma scusate, ma problematici rispetto al nostro progetto, precisò la donna. Ah, ma allora questo cambia tutto le cose, perché dire che un rapporto è problematico non è una cosa bella, è come dire che le mie aspettative di vita si sono ridotte. Ma quale progetto, scusi? Lavoreremo nei servizi segreti per un progetto riservato, come consulente tecnico. Si descrive Achille. Questa è la perfetta descrizione di Achille. Tutta quella che sì, per il momento è la sua mediocrità, cioè la sua vita sì, veramente insomma molto sfigata. Vabbè, è uno sfigato che diciamo è candidato al premio Nobel perché per un progetto in cui ha investito tutta la sua vita è rimasto rinchiuso in un laboratorio e quando arriva questa candidatura al premio Nobel lui realizza che in effetti la sua vita è costellata di piccole cose, cioè appunto è scandita da queste giornate trascorse chiuse nel laboratorio ma che non ha molto altro e saranno appunto la sorella e questo Raffaele a cercare di farlo un po' uscire da questa convinzione. E queste fantasie mentali in cui lui incorre spesso, diciamo in cui inciampa, perché poi in realtà lui non realizza neanche del tutto che sono fantasie mentali, sono diciamo forse il suo modo per uscire da questa realtà che è fatta soltanto di un aspetto meramente professionale, quindi questo è proprio Achille, uno sfigato che in realtà dedica la sua vita interamente al lavoro. E riuscirà a un certo punto anche a ribellarsi, però non andiamo troppo. Sì, diamo una speranza a tutti. Allora, intanto sia dalla curva che nelle tribune, insomma, guardo esattamente insomma, una persona in particolare con una camicia molto particolare, questo lo possiamo dire, ci aspettiamo insomma che ci sia un'interazione. Oppure a un certo no, punto. Cioè sentitevi anche liberi di non fare domande imbarazzanti. No, sentitevi assolutamente. Quella, la curva non la guardiamo quando sentite. La curva è la prima che guardiamo, in assoluto. No, allora, vorrei agganciarmi una cosa, c'è un aspetto della vita di Achille che è questo rapporto, diciamo, quasi ossessivo con il cibo spazzatura. Allora è chiaro che la domanda poi deve arrivare di nuovo dopo. Quanto c'è, questo è un riferimento particolare, dell'autrice, insomma, rispetto a questo personaggio? No, onestamente ci sono i luoghi. I luoghi sono, cioè perché sono i luoghi di Napoli, in effetti. Per questo motivo sono luoghi autobiografici, ma nel senso che è la Napoli che conosciamo. Anche se appunto come dicevi prima non è la Napoli stereotipata ma è una Napoli che va un po' oltre, però vabbè, cibo spazzatura quella leggera passione per il cibo che ho, però non è, diciamo, non ci sono altri elementi autobiografici, diciamo, in questo. La tendenza cibo spazzatura è uno degli elementi che connota Achille, che si nutre esclusivamente appunto di caramelle gommose, di pizze e di patatine. Allora, chi non lo fa, aspettativa di vita intorno agli 85 anni. Ah, buono. No, ma io pure ci metterò la fine. E quindi questo per dire che stavo dicendo? Che cibo spazzatura. Ah, cibo spazzatura. È buono. No, vabbè, insomma, io faccio questo riferimento perché poi chiaramente insomma. No, non ci sono, cioè nel senso i riferimenti autobiografici sono principalmente su Napoli, sui luoghi di Napoli, perché mi piaceva raccontare una bella città, una bella Napoli. Quindi lì sì, qualcosa c'è. No, all'autrice mi lega particolarmente insomma la pausa pranzo che abbiamo vissuto per diversi anni, per cui abbiamo questa cosa in comune, insomma, questa certa attenzione del questa cibo, certa attitudine del cibo che qualcuno chiama spazzatura, ma magari insomma per noi può essere un cibo molto probabilmente. Un'altra cosa che mi ha colpito sicuramente di questo libro è perché può essere anche una sorta di romanzo di formazione, cioè questo rapporto che ha con la sorella, che è un rapporto molto particolare, una sorella più piccola che è sempre stata però diciamo il maschio tra virgolette della coppia, nel senso che è quello là che lo ha sempre difeso dai bulli, dai soprusi, è quello che gli ha dato sempre il consiglio di cercare di essere determinante in tutto quello che faceva e di tirare fuori proprio la determinazione soprattutto anche nel suo lavoro ma anche nella vita sociale. Questo rapporto nel corso del racconto viene fuori che poi alla fine il vero diciamo vincente, la persona più forte, quello che riusciva a battersi con la forza delle idee e della sua genialità, della sua straordinarietà, era invece piuttosto che la sorella dotata, che aveva fatto carriera, insomma, che aveva sicuramente questa grande determinazione caratteriale, era invece lui, e alla fine lei lo ammette,
c'è un passaggio Sergio, che vorremmo proprio andare a ripercorrere, perché ci fa capire effettivamente, insomma, come matura poi la consapevolezza attraverso gli occhi della sorella, insomma, di chi è effettivamente Martinetti Tupa. Ed è questo. Scusa, mia cara ragione, passerò per coglione, ma è meglio così. Forse in virtù del tuo nome puoi avere ragione, ma stammi a sentire. Assiomi e teoremi non valgono a niente, se l'occhio non vede che il cuore non sente più niente. Quando eravamo piccoli, ti difendevo dai più grandi, dai bulli, da quelli che ti prendevano in giro. Spesso non te ne accorgevi neanche, preso come dalle tue stelle, dai tuoi calcoli. Io invece li vedevo. E ho sempre avuto un'allergia alle ingiustizie e alle prepotenze. Me ne accorgevo ed era più forte di me, mi partiva una forza cieca da dentro che mi diceva di reagire, di difenderti, di proteggerti. E ho capito solo ora che in realtà la vera arma è sempre stata il tuo cervello. Sei sempre stato in grado di difenderti da solo, perché a parlare per te sono state le tue idee. Che la gente fatica a sopportare, ad accettare e a capire, perché tu sei straordinario. E quello che hai sempre considerato come un limite, la ragione dei mille soprusi che hai affrontato, in realtà è sempre stata la tua forza. È il momento di reagire, Achille, di rialzarsi e lottare, perché se il mondo è ingiusto è solo perché ci sono persone che si arrendono alle ingiustizie e ai soprusi. Arrivederci, tristezza. Oggi mi godo la mia tenerezza, perché non durerà. Perché non durerà. E la difficile di dire questa. No, Angelica è questa. Angelica è una, appunto, come si dice, allergica alle ingiustizie, una che vuole aiutare il fratello perché lo vede un soggetto emarginato, lo vede preso di mira continuamente, lo vede che, diciamo, subisce bullismo da tutti quanti per com'è, perché è una persona che fondamentalmente è sempre con la testa tra le nuvole, tra le stelle, appunto, visto che è un appassionato di stelle. Però in realtà poi alla fine realizza che a parlare per lui veramente sono le sue idee. Dice, a un certo punto gli dice proprio: alzati, perché alla fine non è la forza data da Angelica, cioè dal fatto, come dire, dal suo intervento, con tutto che, appunto, è la sorella minore, lei interviene sempre per cercare di aiutarlo, cercare in qualche modo di sostenerlo e di farlo andare avanti nella vita. In realtà forte è anche lui, e dice, devi scoprire la tua di forza, perché le tue idee valgono di per sé, anche se la gente non le accetta, perché tu sei troppo oltre, sei troppo straordinario, tu puoi riuscire ad affermarti lo stesso, ad affermarti ugualmente. Quindi afferma la tua straordinarietà, non c'è bisogno di insomma, che lo faccia io per te, non c'è bisogno che io picchi la gente per te, perché c'è un passaggio in cui picchiamo la persona, diciamo. Adesso il ruolo che meglio mi riesce, mi tocca fare la velina e arrivare un attimo fin lì. La velina? Perché c'è qualcuno che... Non lo so dove va. No, ma cosa avevamo detto a proposito di non far parlare la curva? No, io ho una curiosità. Come mai hai chiamato il protagonista Achille? Hai per caso sviluppato una passione per l'Iliade negli ultimi anni? No. Grazie per la domanda. Mi aspetto una domanda ben più imbarazzante, quindi grazie per la domanda. In realtà il protagonista è Achille perché mi piaceva il concetto che fosse un antieroe, perché a dispetto del nome che è, appunto, eroico, in realtà socialmente è uno sfigato, un campione olimpionico di gaff, come lui stesso si definisce, e quindi sostanzialmente è l'emblema di quello che non è un eroe. Mentre noi siamo abituati a pensare all'eroe come un personaggio forte, appunto, straordinario, incredibile, lui invece è straordinario soltanto sotto il profilo professionale, soltanto per le sue idee, ma poi nei fatti non, dal punto di vista sociale non lo è, per questo. Però sì, la passione per l'Iliade ce l'ho davvero, cioè da liceo in realtà, visto che tutti i miei compagni del liceo lo sapete che comunque mi piaceva l'Iliade. C'è qualcuno che si sta caracollando dalle scale perché ha questa voglia incredibile. Una voglia incredibile? Sì, una passerella, seconda domanda. Che ce l'ho, non è vero, ce l'ho. Vorrei sapere un po' di più sul personaggio di Sylvie, che mi sembra un po' bistrattato nel libro, ma che invece trovo di una straordinaria umiltà, e mi auguro che il prossimo libro sia su di lei, perché in realtà
secondo me è un personaggio da approfondire. Come l'ha caratterizzato? Insomma, parlami di questa donna, perché secondo me vale la pena. Allora, conoscendoti penso che solo tu potessi rimanere colpito da questo personaggio. Allora, effettivamente è un personaggio un po', potremmo dire, naif, un po' particolare, ed è un po' anche il concetto anche di radical chic che emerge dal libro. Silvia è fondamentalmente una ragazza dei nostri tempi, cioè una persona che è vittima un po' anche dei social, di tutto questo mondo in cui tutti viviamo, però di cui lei è un po' più schiava degli altri, perché diciamo che la sua vita è un po' funzionale alla vita nei social, cioè la sua vita esiste perché è nei social. E quindi in realtà mi piaceva l'idea che fosse una persona semplice, perché poi alla fine si vede anche un po' la sua, tra virgolette, anima, no? Cioè si vede il fatto che una brava ragazza, tutto sommato, Achille a un certo punto lo realizza, dice una brava ragazza, però è comunque una persona molto distante dal suo mondo, che parla di tutta una serie di cose di cui Achille non sa assolutamente nulla, e che poi fanno emergere la difficoltà sociale di Achille, no? Di stare al mondo e di stare nei nostri tempi. Perché lui, vedendo lei, vedendo quello di cui parla, vedendo come scrive, si rende conto che è proprio una persona fuori dal contesto. Grazie per la domanda. Grazie per la domanda. Grazie per la domanda. No, spontanea, soprattutto, ci piace la spontaneità. Torni a trovarci. Sei parte di quel pubblico meraviglioso, insomma, che vogliamo invitare. Assolutamente. No, ma perché anche Silvia effettivamente, insomma, è un personaggio che è una parte importante, insomma, del passaggio della storia, insomma, di Achille, però non l'avevamo affrontato assolutamente, quindi è stato bello anche questo. Tra l'altro, ecco, proprio questi personaggi sembrano proprio non essere cuciti addosso a una persona come lui, che insomma che incappa in incontri del genere e che gli deve addirittura procurare la sorella, per cui insomma è un personaggio fuori dal comune fino alla fine, anche nel suo rapporto con i colleghi, con il mondo universitario, in un mondo accademico nel quale la sua genialità, insomma, è costretta a cozzare, insomma, contro una burocrazia, contro un baronato, insomma, che comunque, voglio dire, un po' tutti quanti abbiamo conosciuto, no? Sì, decisamente. E la cosa divertente, tra molte virgolette, è che lui incontra nelle sue fantasie mentali una serie di personaggi molto, molto, molto particolari, quando in realtà nel suo quotidiano già esistono. Lui tende a costruire queste fantasie mentali perché crede che la sua quotidianità sia molto piatta, molto poco strutturata, quando invece ci sono persone come appunto come Silvi, che rappresenta proprio l'emblema della quotidianità, la ragazza del 2021 proprio. C'è Don Raffaele, che invece condensa la saggezza popolare, ma allo stesso tempo è anche un po' l'anima di Napoli. Poi la sorella, che comunque insomma è un personaggio un po' sopra le righe, possiamo dire così, e poi vabbè c'è Isabella Carreri, che è un personaggio che lui incontra in circostanze particolari e che poi costituisce l'altra anima del racconto, che in una storia che poi a un certo punto, possiamo dire, diventa anche un po' d'amore, in effetti, quando incontra Isabella, è marginale, ma c'è anche questa componente. Isabella, che è una persona che viene comunque da un passato di abbandoni, perché è stata appunto abbandonata dalla madre, vive male questo rapporto con il padre, è scappata perché si sentiva perennemente fuori posto rispetto ad un contesto, e poi invece ritorna e capisce che quella invece è, torna a Napoli e capisce che invece è quella la città e anche il contesto in cui poi vorrebbe rimanere, no? La città delle mille anime, tu l'hai descritta benissimo, anche quando c'è questo contrasto tra lo slang, diciamo, di questa new generation, di questi amici di Silvia e tutto quanto il resto, e ecco, lo slang invece di Don Raffaele, quello fatto di pillole di saggezza che si condensano in una frase, insomma, e che fanno riflettere per tutta la giornata, e magari sono da sprone per il personaggio protagonista. Intanto guardo, diciamo, sempre la cosa, perché mi aspetto, insomma, e non fate come gli studenti che non vogliono essere interrogati, si nascondono sotto i banchi. Qua banchi non ce ne sono, per cui se c'è qualcuno che vuole interagire con noi è ben accetto. Ecco, proprio questa cosa, questa dicotomia tra la nuova parlata, diciamo, di questi, e lui che faceva la sintesi tra le due cose, anche questo è stato pure molto particolare, questo personaggio che era sempre incuriosito da Don Raffaele, che aspettava tutte le mattine affacciandosi al balcone, perché da lui aspettava che il consiglio della giornata, per poi affrontare personaggi come questi che di fronte a un
magari insomma una pillola di saggezza fatta da una persona di cultura, pronunciata da una persona di cultura, non potevano far altro che prenderla a ridere, perché era complicato insomma poter interagire con lui. Sì, sostanzialmente lui si confronta con lui, che è una persona che sostanzialmente vorrebbe soltanto vivere la propria giornata chiuso in laboratorio, però a confrontarsi con tutta una serie di personaggi che sono all'esterno, e c'è da una parte appunto tutto il gruppo di questa Sylvie che lui conosce e in cui appunto non si sente integrato, perché sostanzialmente sa di non poter dire nulla in effetti, perché sa di non essere un uomo dei nostri tempi, quindi si sente perennemente a disagio con loro, ma al contempo si sente anche in difetto con Don Raffaele, quando Don Raffaele, che comunque è un uomo di anche di una certa età, si sente di consigliargli di, come dire, di muovere qualcosa nella propria vita, di smuoverla, di fare qualcosa, di cercarsi una novità. Lui in effetti anche là vacilla un po', perché dice: e come si fa banalmente, no? Cioè lui si scontra poi con la realtà quotidiana, che è sia appunto quella, la difficoltà di andare incontro con il signor Raffaele, che poi di stare nei suoi tempi. Quindi, io direi che del racconto abbiamo detto forse no, cioè non ci sbilanciamo, perché altrimenti insomma vediamo la curiosità. Se non ci sta nessun altro che insomma che vuole punzecchiare l'autrice, allora a questo punto io andrei alle conclusioni. Aspetta, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Qual è stata la tua ispirazione? Vuoi sapere chi è lo straordinario di Carlo? Vuoi sapere chi è lo straordinario? Cos'è una casa indie? No, allora. E quali le tue sensazioni adesso dopo aver scritto questo libro? Questo è più difficile. Non mi accende, nel senso, quando l'ho scritto, ho scritto. Allora, il romanzo l'ho iniziato a scrivere il giorno 1 del lockdown, esattamente quando Conte ha chiuso l'Italia, lì ho iniziato a scrivere questo romanzo. Quindi no, non mi aspettavo un anno e mezzo dopo di stare qua, da io ci sto con tutti voi davanti a parlarne, ed è strano pensare, soprattutto io a volte scherzando lo definisco mio figlio, no? Però è vero, quando si dice la fatica letteraria è quello, è come se fosse un po' una tua creatura, quindi in effetti fa strano pensare che adesso molti di voi ce l'hanno, lo stanno leggendo, lo commentano, mi dicono mi è piaciuta più questa parte che un'altra. Fa strano il fatto che faccia riflettere, che faccia divertire, quindi queste sono un po' le emozioni, sono la difficoltà di pensare che adesso questa creatura è nel mondo. E l'ispirazione da dove è venuta? In realtà ti ho detto, io, chi mi conosce come voi dal liceo lo sa, che io in realtà ho sempre scritto e in effetti veramente mi succedono davanti agli occhi, cioè io immagino tutta quanta la scena, tutta quanta la storia, la immagino scorrere davanti a me, tipo film, tipo Netflix, che tu lo lasci lì e lui scorre. Quindi l'ho vista così, non ho tratto l'ispirazione da una persona in particolare, quindi non dirò chi è lo straordinario, perché so che era quella la domanda. Però in effetti straordinario è chiunque, in effetti cioè il concetto di straordinario. Straordinario nel titolo è Achille, è una persona che è straordinaria per la sua genialità, ma straordinario nel libro è anche chi si dà da fare, è anche Isabella che lotta per essere straordinaria, ma è chi ce la fa e chi ci crede fondamentalmente. È straordinario chi ha scritto questo libro, perché lo consiglio veramente, un bel libro, insomma, di quelli là che non riesci dopo mi lasci il banno. Assolutamente, non l'avevo già fatto. A Vincenzo no, perché ha fatto la domanda cattiva, ma a te e mi puoi lasciare il libro. Allora, è doveroso a questo punto chiederlo. A me non ha sorpreso quando sì, chiaramente insomma la notizia che per una persona che chiaramente è conosciuto sul lavoro, che facevamo tutt'altro, però non mi ha sorpreso quando una persona eclettica come lei, straordinaria come lei, e non lo dico insomma per arruffiarmela, perché glielo dico sempre, abbia fatto un'esperienza del genere. A questo punto chiaramente insomma comincia un percorso. Ovvio, adesso non ci sarà seguito straordinario, ma ci saranno tanti altri, si spera. Adesso vediamo come va straordinario e poi ci pensiamo. Grazie. La curva incoraggia, quindi ci non so come andrà, però insomma sicuramente. No, ma io veramente ringrazio tutti, perché quando io ho proposto di fare il 27 luglio la presentazione, mi hanno detto: ma tu vuoi così male i tuoi amici? Sì, a tutti, malissimo. Grazie, Costa.
però meglio di, cioè, detto così, vengono, là si vede la vera amicizia e anche la vera voglia di fare cultura, perché comunque questa è una presentazione di un libro. Io vi aspettavo un aperitivo, invece è venuta una presentazione di un libro, quindi complimenti anche per questo. La vera amicizia si vede pure nel saper fare una dedica diversa per ciascuno di voi, quindi, esatto. Quindi non ve l'aspettate. È arrivato il momento. Grazie a tutti, ragazzi. Grazie, buonasera.